Xbox è Microsoft. Microsoft è ricca e arrogante. Microsoft è monopolista. Microsoft compra e non coltiva. Microsoft bullizza i governi. Microsoft degraderà il gaming. Capisco perfettamente. Mi dica, questa Microsoft è con noi in questa stanza in questo momento? Salve popolo giocante, sì, lo so, dovrei smetterla di sprecare fiato. Gonfiare palloncini sarebbe un'attività con esiti più fruttuosi che cercare di spiegare a certe persone quanto sia inopportuno parlare di cose che conoscono solo in parte. A volte mi sento come la signora Ceppo di Twin Peaks, a rivolgere pensieri complessi ad una testa di legno. A spingermi a fare questo contenuto, a fare questo video, è stato l'ennesimo pezzo di opinione di un lettore su metro.uk. Il contenuto meno delirante nella forma rispetto agli altri, ma comunque irragionevole nella sostanza, lo potete trovare in descrizione. Oggi non sprecherò il mio tempo con certe idiozie. Quel che posso dirvi in breve, però, per darvi un po' del mio amatissimo contesto, è che il lettore si augura davvero l'uscita di Xbox dal mondo del gaming nel 2028. Ovviamente le motivazioni addotte sono sempre le solite, ma in realtà sfido chiunque a navigare il web in qualsiasi lingua senza trovare la combinazione di due o addirittura tutte queste argomentazioni. Se discutete di Microsoft, dell'acquisizione Activision oppure in generale di Xbox, se non muovete almeno una di queste critiche siete in automatico dei boxari. È una specie di tassa da pagare per ottenere il bollino di imparzialità. Ma permettetemi di dirvi questo. Non vi serve il bollino di imparzialità. Non vi serve apparire migliori dei fanboy che negli ultimi anni hanno gongolato col supporto della conversazione videoludica tutta. Non nascondetevi dietro l'apparenza di una compostezza e superiorità. Se è il momento di godere, godete. Queste idee su Xbox da dove vengono fuori? Anzitutto va detto che sono palesemente delle fallacie, dell'evidenza incompleta, quelle che i creator a cui piace sembrare fighi usando dei forestierismi chiamano cherry picking, che è una delle fallacie logiche più subdole proprio per la sua natura surrettizia, perché può essere combattuta solo dimostrando che certi fatti non sono isolati, che la realtà è più complessa e che quindi, per logica, se a parità di comportamenti, se uno viene giudicato negativamente e l'altro ritenuto giusto, di base c'è un'avversione. Purtroppo però esporre certi comportamenti viene spesso scambiato per benaltrismo e molto spesso lì la conversazione muore. La diffusione di questa narrativa poi è di una semplicità disarmante, visto che soggetti in cerca del bias di conferma tendenzialmente si aggregano in bolle di filtraggio, luoghi dove vengono accettati solo contenuti che corrispondono alle proprie opinioni e ai propri interessi, e dove sia i portatori di contenuti diversi che i contenuti stessi vengono approcciati con aggressività, violenza verbale e rifiuto. YouTube e la stampa di settore costituiscono una gigantesca bolla di filtraggio, perché l'attenzione a certi argomenti e le interazioni di determinati soggetti con certi argomenti garantiscono il piazzamento di pubblicità ad un pubblico dal profilo chiaro ma soprattutto immutabile. Quindi certi contenuti saranno spinti fino alla nausea, al contrario, altri che sostengono una narrativa diversa, no. Tipo questo. Ma quanta verità c'è in questi pregiudizi su Microsoft e quanta scopa di Occam? Analizziamole una ad una. Microsoft ricca e arrogante. Sì, Microsoft è un'azienda ricca. Un'azienda ricca che dà lavoro a circa 220.000 impiegati in tutto il mondo, ai quali si andranno ad aggiungere i 9.500 di Activision Blizzard. 9.500 famiglie che alcuni avrebbero preferito vedere in mezzo a una strada piuttosto che sviluppare esclusive per Xbox, ma questo lo dico solo per farvi capire il livello delle persone che partecipano a questa conversazione.
Microsoft è un'azienda che proprio per ripulirsi dalla cattiva reputazione legata alla sua ascesa, ricordiamo il caso del 98, il monopolio di Internet Explorer, ai danni di Netscape, eccetera, 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 è impegnata oggi nell'ecologia, nell'inclusività, nell'accessibilità e soprattutto nella contrattazione collettiva in un settore lavorativo dove, se ti facevi la reputazione di uno che non era disposto a dare il culo per il progetto, non lavoravi mai più. Riguardo poi l'arroganza di Microsoft, vorrei solo fare due citazioni che provengono proprio da quella compagnia che molti di voi definiscono la concorrenza. La prima che mi viene in mente è: la nuova generazione comincia quando lo decidiamo noi. Credo vi sia familiare. Ma continuerò, visto che gli executive di Sony hanno una certa propensione a credere che il loro modello di business sia l'unico possibile. Dai recenti leak di documenti del caso Microsoft contro l'FTC è emersa una conversazione via mail fra Jim Ryan e Chris Deering, ex presidente di Sony Entertainment Europa. In questa conversazione Deering si chiede, basito, come mai Microsoft voglia spendere 70 miliardi per acquistare Activision Blizzard quando con soli 5 poteva assicurarsi COD in esclusiva per i prossimi 3 anni. E te lo spiego io, Chris, perché. Perché spendere 5 miliardi per non acquistare nulla? Perché acquistare un'esclusività, che sia temporanea o ad libitum, non fa di me il proprietario né degli asset né dell'IP. Anzi, probabilmente mi costerà anche pagarti dei diritti, come per esempio quelli della colonna sonora, per chissà quanti anni a venire. Non spenderei 5 miliardi per tenere per 3 anni la concorrenza a distanza, quando spendendone 70, che posseggo anche tra parentesi, posso diventare io il proprietario di quegli asset e, volendo, guadagnare soldi anche dalla concorrenza. Microsoft monopolista. Vi ho citato il famigerato processo di antitrust del 1998, quello che ricordate tutti, ma pochi di voi sanno che in questi giorni si sta svolgendo quello che è stato definito il più grande processo antitrust di sempre. Purtroppo, al contrario del procedimento di vigilanza FTC contro Microsoft, si sta svolgendo quasi completamente a porte chiuse. Questo perché il giudice si è lasciato convincere dal collegio della difesa che testimonianze e documenti resi pubblici sarebbero clickbait. Non sto scherzando. Pensate che non è stato accordato nemmeno il permesso di trasmettere un feed audio delle sessioni processuali. Ah, non vi ho ancora detto chi è ad essere sotto processo. Alphabet, ovvero Google. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sostiene che il quasi monopolio di Google come motore di ricerca non sia effettivamente dovuto alla sua bontà rispetto ai competitor, ma che sia frutto di accordi volti a danneggiare la concorrenza. Accordi resi possibili dalla potenza finanziaria dell'azienda di Mountain View. Sotto processo sono i cosiddetti default, ovvero quelle impostazioni di fabbrica che impostano Google come motore di ricerca predefinito di browser di terze parti, come ad esempio Safari di Apple. Secondo la recente testimonianza di Satya Nadella, Microsoft ha tentato più volte di stringere un accordo con Apple per fare di Bing il default di Safari, ma di non essere mai riuscito a superare l'offerta economica di Google. Pare che per questo settaggio di default Google corrisponda ad Apple una cifra che si attesta tra i 10 e i 15 miliardi di dollari l'anno. In pratica, il costo di un'acquisizione Activision Blizzard ogni 6 anni. In pratica, 3 Bungie l'anno. In pratica, 47 The Last of Us Part 2 ogni anno. Non riconoscereste un asteroide nemmeno se vi cadesse in testa. Non credo ci sia altro da aggiungere. Microsoft compra e non coltiva. Su questo punto sarò breve perché ne abbiamo discusso fino alla nausea. Se ho necessità di attirare nuovo pubblico senza sacrificare quello che ho già, la scelta più ponderata che io possa fare è ampliare la mia gamma di prodotti.
potrei scegliere di investire 10 anni per sviluppare le competenze, sacrificando parte dei miei team e riducendo così le mie capacità produttive. Oppure comportarmi da imprenditore intelligente e acquistare chi produce già alla perfezione quel che mi occorre, piuttosto che rischiare di averne solo una brutta copia. Se vedete qualcosa di negativo in questo e non nell'acquistare uno studio talentuoso come Housemarque e snaturarlo completamente mettendolo a lavorare su un titolo in terza persona, avete sicuramente qualcosa che non va. Microsoft bullizza i governi. Questa è una new entry nelle argomentazioni negative contro la big tech americana. È fiorita nella mente di scribacchini a cui non affiderei nemmeno i bigliettini nei biscotti della fortuna, ed è poi cresciuta rigogliosa in una bolla di filtraggio di quelle attaccate al mercato del gaming del 1999. Microsoft possiede il 4% della London Stock Exchange, società che possiede di fatto la borsa di Londra, ma per la cronaca possiede anche quella di Milano, ma questa non ci interessa. Ed ha firmato una partnership strategica di 10 anni per riprogettare l'intera infrastruttura dati di Paternoster Square, trasferendola sui sistemi Azure in modo che sia interscambiabile con diversi e innovativi sistemi di analisi. In parole povere, portare la borsa nel futuro. Il governo britannico avrebbe tirato le orecchie al CMA comunque, a prescindere dalle lamentele di Kotick o di Smith, perché la CMA ha effettivamente peccato di inflessibilità. Lo ha fatto poi in un momento economico dove fare una questione di principio avrebbe avuto delle ripercussioni abbastanza pesanti su posti di lavoro, quindi sulle persone vere come quelle di Activision Blizzard di cui parlavamo prima. Per il resto poi sapete benissimo come la penso al riguardo. E se non lo sapete, c'è un'intera playlist sull'acquisizione Activision Blizzard su questo canale. La vedete qui. Infine, se pensate che a muovere i fili dell'ostruzione da parte del CMA a Microsoft Activision Blizzard sia stata PlayStation, dovreste informarvi sullo stato e la mole degli investimenti di Google, Apple e Amazon in Gran Bretagna. Microsoft degraderà il gaming. È mia personalissima opinione che il gaming si sappia degradare benissimo anche da solo e che l'unica cosa che davvero possiamo augurarci è di avere aziende disposte a finanziare anche progetti coraggiosi e creativi, perché al di là del talento e la passione della maggior parte delle persone che pensano e realizzano i videogiochi, non tutti quelli che li finanziano condividono gli stessi valori di creatività e innovazione. Quelli vogliono solo far fruttare gli investimenti. Un'azienda che non ha paura ad investire in progetti ambiziosi, innovativi, unici, può essere solo un bene per l'industria. E vi ricordo che Microsoft ha finanziato Pentiment, Hi-Fi Rush e Psychonauts, mentre, e lo dico a costo di farmi dare del fanboy, le recenti dichiarazioni dell'ormai ex CEO di PlayStation Jim Ryan ci ricordano di avere in roadmap almeno 10 fabbriche di microtransazioni, scusatemi, live service, ma allo stesso tempo rassicura lo zoccolo duro dei fan PlayStation che il loro prodotto di punta, ovvero il titolo single player, terza persona, telecamera a spalla con elementi stealth ma soprattutto team drama strappalacrime, rimarrà sempre il fondamento del brand PlayStation, alla faccia di chi vorrebbe un po' di varietà. Considerati poi i costi di questi prodotti, che sono più un vezzo che una reale fonte di guadagno, e non lo dico io, lo dicono i rendiconti annuali, è presumibile supporre che la frequenza di queste produzioni si attesterà su uno, massimo due giochi l'anno. Non molto per giustificare l'acquisto dell'hardware più costoso sul mercato, con abbinato il servizio più costoso sul mercato. Ma sappiamo che a certi utenti piace più scrivere sui social che videogiocare, quindi non credo che la cosa preoccuperà nessuno. E poi, ogni anno esce FIFA.